Ciao ragazzi, oggi parleremo del Rinascimento, una corrente culturale che si divide in due fasi. La prima fase è quella del 1400 e riguarda l'umanesimo. La seconda fase, invece, del 1500 riguarda il Rinascimento maturo, così viene chiamato. Noi ci occuperemo della prima fase, 1400, chiaramente. Vediamo quali sono le novità introdotte. Dal punto di vista geografico, le rotte atlantiche rappresentano una novità, anche perché spostano i traffici dal Mediterraneo all'oceano, grazie alla scoperta delle Americhe, mentre il secondo punto è quello che riguarda le scoperte scientifiche, anche in ambito artistico, mentre un altro punto fondamentale è la riscoperta della cultura classica, quindi romana, greca e latina, e quindi romana. Ecco la ragione per cui viene chiamato Rinascimento. Appunto per il fatto che rifiorisca la cultura classica. Vediamo adesso le scoperte scientifiche. Benissimo, riguardano soprattutto le innovazioni tecnologiche che migliorano chiaramente l'ambito economico, ma anche quello artistico ed architettonico, grazie all'ingegneria. Una nuova maniera di costruire palazzi oppure cupole, grazie alle formule geometriche. E poi anche in ambito artistico vengono applicate le scoperte scientifiche nella riproduzione dello spazio attraverso la prospettiva. Vediamo adesso che cosa ha portato la cultura greca e latina. Sicuramente all'importanza dell'uomo, l'uomo al centro dell'universo e non solo Dio, padrone di tutto, come si credeva appunto nell'anno 1000. Dunque, l'importanza che si dà all'uomo e quindi al suo ingegno dà via a quella che è la cultura umanistica. L'uomo infatti può dominare la natura grazie al suo ingegno. E come vi ho già detto prima, questo dà via alla cultura umanistica, cioè l'uomo è a misura delle cose in natura.